Il servizio che avevamo preannunciato da Taranto, 9 positivi in una RSA e riunione in prefettura per valutare nuove restrizioni. Mimmo Spina. Occhi puntati dal reparto prevenzione dell'ASL di Taranto sulla cooperativa 13 Maggio Domus, residenza per anziani dove i test orofaringei hanno rilevato 9 positivi asintomatici. La struttura è all'interno di un complesso residenziale sanitario nel quartiere Paolo VI, dove opera un'altra residenza per anziani, la Cittadella della Carità, la cui presidenza, in una nota stampa, precisa di aver avuto dall'ASL gli esiti dei tamponi effettuati ai pazienti ospiti e sono risultati negativi al Covid-19. Tampone positivo invece per un operaio dell'ex Ilva, ora ricoverato al reparto infettivi dell'ospedale Moscati, e isolamento fiduciario per alcuni studenti delle medie e loro familiari a Sava, dopo che una studentessa è risultata positiva al test. In prefettura, in mattinata, si è svolta una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, alla presenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, per una valutazione sui provvedimenti anti-Covid da adottare alla luce dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono disposizioni aggiuntive rispetto al recente DPCM? Le restrizioni già ci sono. Per quanto riguarda la scuola, c'è la possibilità che ogni singolo dirigente scolastico, almeno per le scuole superiori, possa, diciamo, scegliere tra la presenza e la didattica a distanza. La raccomandazione che appunto dal Comitato arriverà anche ai dirigenti scolastici tramite i sindaci, è quello di valutare questo aspetto anche tenendo conto dell'effetto di alleggerimento che ci può essere sul trasporto pubblico locale. Registriamo da mesi la